Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, nel Tempio, diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova, povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Oggi il Signore è seduto di fronte a te e a me e ci guarda, dice: guarda, 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 guarda. Quello si vede ricco, ricco di parole, ricco di buoni consigli, ricco di maschere, ricco di atteggiamenti. Mamma mia, forse anche ricco di denaro. E guarda come elargisce, guarda come dona, è fantastico. Sapete che nel Tempio c'erano 13 cassette, tutti arrivavano e davano del denaro. E poi c'erano come dei segretari che certificavano la quantità di denaro che era stata offerta. Quindi immagina, quelli arrivano 500.000 euro, bom bom bom, tutti, mamma mia. È chiaro che dovevano ammirare. Era così, come sono stati descritti quegli scribi che Gesù stigmatizza e dice: guardatevi, guardatevi da questi, cioè guardati da questo tipo di scriba che è in te, da questo esperto della scrittura, da questo che usa anche della religione, che usa Gesù Cristo, che usa della parola, che usa della comunità cristiana, che usa dei carismi che ha ricevuto per ingrassare il suo cuore, per saziare la sua carne. Guardati da questo uomo vecchio, ingannato dal demonio. Sapete che le vedove in Israele, insieme agli orfani, erano gli ultimi soggetti della società. La vita, la dignità, la protezione venivano tutte dal marito. Al morire il marito, quella donna, rimanendo vedova, precipitava all'ultimo posto, era indifesa. Quando dice le donne siano sottomesse ai loro mariti, sta parlando di questo, cioè mettere sotto la protezione del marito. Ed è in fondo quello che sta scritto oggi tra le righe del Vangelo. Sottomettersi, cioè mettere totalmente la tua vita sotto la protezione dell'unico tuo sposo, dell'unico che veramente ti ama. Questo sta dicendo oggi il Signore: guardati dalla menzogna, guardati dall'inganno, guardati da quell'uomo vecchio ingannato che sta dentro di te, perché lui lo osserva e lo denuncia. Io credo che sia fondamentale per tutti noi in questo sabato che ci prepara alle nozze con il Signore dell'Eucaristia della Domenica, ascoltare la parola di Gesù che ci chiama accanto a sé e dice: guarda, guarda questa vedova, contempliamo questa vedova, fissiamo lo sguardo su questa vedova, fratelli, e riconosciamo una cosa, anche se ci fa male, che per quanto prete in missione, in Giappone, in tanti anni, per quanto madre, padre, per quanto vescovo, per quanto parroco, per quanto chirichetto, per quanto gruppo di preghiera, per quanto unitalsi, per quanto volontario, per quanto tu abbia fatto, per quanto tu abbia dato, nella relazione con Gesù Cristo hai dato sempre del superfluo, cioè di quello che è sopra e fluisce via. Superfluo, quello che è fumo, il superfluo. Tu hai dato qualcosa che non ti coinvolge, qualcosa che non è importante. Magari ti sei illuso che l'hai dato chissà quanto, perché sei andato a messa, perché hai partecipato, perché io sto in missione, ho dato la mia vita. Figurati se io non ho dato al Signore. Mamma mia, tanti sacrifici, vero? Mamma mia, ma io ho dato, boom, fla, a certificare. Invece di 500.000 euro, c'è chi ha certificato: Antonello non si è sposato. Trac, tutti, mamma mia. Tu hai avuto dei figli, il terzo, il quarto figlio. Ognuno mette lì nel tesoro del Tempio. Ma tu hai dato te stesso. Hai dato, come dice proprio in greco l'originale, la tua vita. Bios, tutto quello che è la tua vita, cioè proprio la tua vita. Come questa vedova, o no? No, non l'hai dato. Per questo non sei felice. Per questo ti manca qualcosa. Per questo sei sempre nervoso. Hai eppure desideri di più. Hai, ma sempre pensi che c'è una fregatura dietro. Non sei mai soddisfatto, appagato, in pace. No, sempre devi cercare, come questi scrivi. Perché con Gesù Cristo il tuo rapporto è stato superficiale, è stato in periferia, mai coinvolto il tuo cuore, il tuo tutto. E guarda che se non dai tutto a Cristo, non sperimenterai mai che Cristo è tutto per te. Chi sta meglio, paradossalmente, è questa vedova. Infatti, senza che nessuno la vedesse, senza che nessuno sapesse nulla di lei, soltanto gli occhi di Cristo, soltanto gli occhi dello sposo sanno intercettare quella offerta minuscola, che però è la più grande di tutte, perché è la sua vita. E la sua vita non è il superfluo. Siamo vedove. Senza Cristo siamo 0,0, cioè niente.
Se veramente oggi potessimo cadere stramazzati al suolo, dicendo mamma mia, io fino ad oggi che ho fatto? Tanti anni di prete, tanti anni sposato, tanti anni nella chiesa, ho sfuggito la verità, mi sono arrampicato sugli specchi di una spiritualità falsa, ipocrita. Sì, qualche cosa ho dato, qualche cosa ho fatto, ma in fondo io non ho creduto ancora, non ho sperimentato, o il demonio c'ha ancora il potere di nascondermi, che Cristo ha dato la vita per me, che Cristo è lo sposo che ha dato se stesso, ha gettato tutto per me, che quando mi ha visto sporco, zozzo, pieno di peccati, mi ha visto come il suo tesoro, dove mettere tutta la sua vita, dove rischiare tutto se stesso per riscattare la sua sposa. Mi ha visto come un tesoro meraviglioso, anche se ero pieno di peccati, anche se ero pieno di menzogne, anche se ero un ipocrita, come questi scribi. Lui ha dato la sua vita per me. Lui si è donato completamente a me senza riservarsi l'ultima goccia di sangue, l'ultimo respiro per me, per me, per me. E questo io lo posso sperimentare nella chiesa, sì, l'ho sperimentato mille volte, ma il demonio probabilmente ancora fino ad oggi mi sta ingannando. Riesce ad ingannarmi dicendomi, ma no, ma guarda che in fondo c'è sempre una fregatura dietro, guarda la tua vita, la tua storia, sta dicendo il contrario. Ebbene, fratelli, riconosciamo che davvero, di fronte a questo tempio che è la nostra storia, dove Dio ha fatto tutto per te e per me, non abbiamo oggi l'atteggiamento, l'attitudine del cuore di questa vedova. Ebbene, che cosa possiamo fare? Pregare. Dire, Signore, guarda, il demonio mi inganna. Lo vedi? Ecco perché vado sempre alla pornografia. Ecco perché uso mia moglie. Ecco perché uso mio marito sessualmente, ma non soltanto. Ecco perché giudico. Ecco perché esigo dai miei figli. Ecco perché mi vendico. Ecco perché devo saziarmi col mangiare. Ecco perché devo continuamente cercare una novità nella mia vita. Il taglio dei capelli, comprare qualcosa, no? Lo shopping compulsivo. Ecco perché sto lì attirato da Facebook, da Instagram, blom blom blom, lì ore, non riesco a staccare quei polpastrelli dallo schermo, sono assorbito dalla vanità, dal vano, dal fumo, e sono sempre più affamato, sempre più frustrato. Sì, Signore, è vero. Che cosa posso fare? Abbi pietà di me, Signore. Io non ce la faccio, il demonio mi tiene schiavo, mi inganna. Devo saziare le mie voglie, devo saziare la mia concupiscenza. Aiutami tu. Prenditi tu quello che io non riesco a darti. Tu hai dato tutto per me. Io lo sto sperimentando, l'ho sperimentato. Oggi non dovrei stare qui. Io oggi non dovrei essere qui. Per i miei peccati dovrei essere morto e stramorto. Per i miei peccati, per i miei giudizi, per le mie mormorazioni. Io ho svuotato le case delle vedove, cioè delle persone più deboli. Le ho usate per me. Mi sono saziato e le ho buttate via. Quante persone ho usato. Non dovrei stare qui. Non dovrei neanche essere chiamato a te. Tu mi chiami a te. Ma io non me lo merito. Che io possa contemplare questa vedova, Signore, oggi. E dire sì, è vero. Io fino ad oggi sono stato un ipocrita. Io fino ad oggi non ho sperimentato che tu sei il mio tutto. Non ho sperimentato che c'è una vita eterna. I santi hanno fatto questa esperienza. Hanno conosciuto l'amore di Dio. Gli hanno dato tutto. Tutto. Cristo si è preso tutto. Forse con una malattia, forse con un problema. La storia, la vita. Questa primogenitura. Tutto. Tutto di Cristo. Tutto per Cristo. E Cristo è stato tutto. Cioè Cristo vittorioso sulla morte. Cioè la vita eterna. Il cielo. Il cielo, il paradiso. Un anticipo, un antipasto, il gusto, il sapore del paradiso. Bene, se tu e io abbiamo fatto questa esperienza, se tu e io abbiamo gustato il paradiso, già perdiamo interesse per le cose di questa terra. La santa indifferenza, che non significa cinismo, che non mi importa. No. Significa dare a tutto il valore giusto, mettere tutto in ordine, come i santi. E donarsi completamente per la salvezza dell'altro. Avere a cuore la salvezza eterna di tutti. Quindi tu dai la tua vita nel lavoro, nella scuola, nella famiglia. Ma la tua vita già non è qui. Cioè tu hai il tuo sposo. Quello che ha fatto questa donna, che cosa fa questa vedova? Ha capito una cosa, che non poteva cercare negli uomini, nella carne, la salvezza, la protezione, la vita. È andata al tempio. Il cuore della religione. Il pezzo di paradiso dove Dio vive, dove Dio abita, dove Dio risiede. È andata alla fonte. Tu mi hai creato, tu mi hai salvato, tu hai salvato il mio popolo, tu, allora io, tutto con te, tutto sotto la tua protezione, tu provvederai alla mia vita, tu sei la mia vita, tu provvederai alla mia vita, per questo non mi riservo niente, per questo io non voglio dagli uomini nulla, so che solo tu puoi farlo, e lo fa, e questa è la cosa più grande, il gesto più grande, più santo di tutta la scrittura, che Gesù ammira e che oggi è messo davanti a noi perché sia contemplato. Noi, per il successo, per la felicità, per la pienezza, abbiamo parametri umani, vero? Allora, è bellissimo, ci sazia, è stupendo, la visione di una montagna, una vacanza, un buon pranzo con gli amici, fare l'amore con tua moglie, certamente con tuo marito, qualcosa nell'evangelizzazione, una bella liturgia, un bel incontro, la bellezza, la musica, la natura, bellissimo, sono parametri che noi possiamo decodificare con i nostri occhi, con i nostri sensi, anche con il nostro spirito, certamente, ma sono immagini, riverberi del paradiso, riverberi di Dio, riverberi della vita eterna. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, qui stiamo parlando che ci vuoi dare la vita eterna.
eterna, vera? C'è Cristo, tutto per te. Lui, vittorioso sulla morte. Molto più della natura, molto più di ogni altra cosa, molto più di ogni altra esperienza che tu puoi fare qui, che sono pallide immagini, pallidi riflessi. Se io ho questa esperienza, allora desidero quello. Allora la mia vita sarà tutta una tensione perché quello sia per l'eternità, per quello sia per sempre, desiderando il giorno in cui questo si compia. Non avendo paura più della morte, perché ho dentro una certezza lì, un sigillo profondo nel mio cuore, perché l'ho sperimentato. Ma finché io mi difendo, finché io a Cristo gli riservo il superfluo, questo non sarà possibile. Allora cercherò in quello che mi danno la carne, i miei occhi, i miei sensi. Ma c'è qualcosa di più? Per questo niente ci sazia. Allora oggi il Signore dice, io lo faccio, vuoi che lo faccio? Signore, io non ce la faccio. Lo vedi che non ce la faccio? Fallo tu. Fa che io non resista. Legami, come diceva Isacco. Legami, legami. A che dà? Legami. Che io non resista. A che tu ti prenda tutto. Perché tu possa essere tutto per me. Perché la vita eterna possa essere la mia vita. Perché la tua vita sia la mia vita. Perché tu sia il mio tutto. Perché io possa sottomettermi, possa mettere sotto la tua protezione, possa consegnare completamente la mia vita a te. Per questo sono nato, essere la tua sposa. E questo si può fare nella Chiesa, attraverso le liturgie che ci sostengono, attraverso la fede della Chiesa, che sì, ha messo tutta la vita nel suo sposo. Quindi questa vedova è immagine della sposa, della Chiesa, che passa attraverso le persecuzioni, durante le generazioni, i martiri, ma sempre guardando al cielo, sempre puntando al suo sposo. Noi dentro il cuore della Chiesa possiamo imparare a dare tutto a noi stessi e a pregustare la vita eterna. Se si compie questo nella mia vita, se cioè, come questa vedova, tutto ciò che ho per vivere è per Cristo, istante dopo istante, me lo deve insegnare Lui che cosa vuol dire. Io non lo so che cosa significa. Tutto per Cristo nella relazione con mia moglie, tutto per Cristo nella relazione con mio marito, tutto per Cristo nella relazione con i miei figli, tutto per Cristo nella missione, nel mio ministero. Che cosa significa istante per istante, giorno per giorno? Questo me lo insegna Lui, alla luce della parola, alla luce della predicazione della Chiesa, nella preghiera, mi ispira, mi conduce. E quando questo si realizza, io sono una persona libera. Io ho Cristo. Cristo è tutto per me. Quindi nulla è strettamente necessario per me. Perché tutto quello che ho per vivere è Cristo. Cristo mi dà tutto quello che ho per vivere. Per questo nulla è necessario. Ho la montagna, ho il mare in vacanza, benissimo. Ho la città, benissimo lo stesso. C'è Cristo. Mio figlio può studiare, io posso studiare, benissimo. Non posso studiare perché è una famiglia numerosa, perché non ci sono i soldi, perché la situazione della vita è questa. Benissimo lo stesso, vado a fare il meccanico. Porto bene i miei 85, i miei 86 anni, benissimo. Ho 40 anni e sono pieno di dolori, malato, con il diabete, sclerosi multipla, è lo stesso. È Cristo il mio tutto. È Cristo che dà sostanza, dignità, valore, pienezza alla mia vita. È Cristo la mia vita. Sono felicissimo quando posso passare del tempo con i miei amici e sono felicissimo quando nessuno si ricorda di me, quando sto solo a casa. Gusto pienamente della presenza e dell'amore di mia moglie, di mio marito. Soffrirò se muore, ma non morirò io, perché la mia vita non viene da mio marito. Perché mio marito, mia moglie, non è l'assoluto, neanche un figlio, neanche un padre, neanche una madre, perché so che tutto va al cielo, perché so che Cristo è tutto per me, quindi è tutto anche per mio marito, per mio figlio, per mia madre. Godo della natura, ma godo anche della città. Sono felice, realizzato, ho tutto. Perché ho Cristo davanti alle tre cime di Lavaredo, davanti a un tramonto nel mare, come dentro un letto d'ospedale, come malato terminale, allo stesso modo. Questo è un cristiano, questo è colui il quale ha dato tutto a Cristo, perché Cristo ha dato tutto a Lui. Questo è il rapporto nel quale il Signore ci vuole condurre attraverso la Chiesa. Coraggio, che lo compie, ci strappa dalla ipocrisia, dal vivere in periferia, da vivere superficialmente, dando il superfluo a Lui e alle persone, a un amore che non si esaurisce, il suo dentro di noi, e ci parla del cielo, dove Lui ci aspetta per farci felici eternamente. Buona giornata.